Rimaniamo in questo ambito con Lorenzo Matacena, parlando di Short Sea, Caronte Tourist, che tra l'altro non è solamente un operatore di traghetti e non solo sullo stretto tra Napoli e Sicilia, hanno delle rotte anche verso il nord Adriatico, ma soprattutto sono stato dell'arte per quanto riguarda le navi, giusto? Siete stati tra i primi ad adottare navi a LNG. E, però questo è stato un po', non è un problema, non vi fanno sfruttare il potenziale delle navi quanto vorreste, perché manca l'infrastruttura al contorno. Vogliamo affrontare questo argomento, Lorenzo? Grazie mille, grazie ovviamente per l'invito, saluto tutti. Il tema, diciamo, è complesso. Io direi che dividiamo un attimo in quadro regolatorio e risorse. Il quadro regolatorio per quanto riguarda l'utilizzo dei carburanti alternativi rispetto a quelli tradizionali si è andato chiarificando nel corso degli anni. Abbiamo ora un quadro regolatorio, diciamo, chiaro. Abbiamo accumulato un po' di ritardo rispetto ad alcune nazioni che sono partite prima, ma alla fine siamo arrivati. Il tema ora è un tema di risorse e di infrastrutture. Per rendere possibile l'utilizzo di tecnologie di nuova generazione, quali l'LNG, che non è una tecnologia che abbatte del 100% le emissioni, o per esempio il biometano, che utilizza la stessa infrastruttura e che però abbatte del 100%. Si dice che l'LNG è transitoria verso un'ulteriore fase virtuosa, no? È un primo passaggio. L'infrastruttura che può essere utilizzata per l'LNG può essere utilizzata per l'LNG, per il biometano, può essere utilizzata per l'ammoniaca, che ha bisogno anche di basse temperature. Quindi, diciamo, la direzione è più o meno la stessa. C'è bisogno però di... Per realizzare le infrastrutture c'è bisogno di una stabilità innanzitutto, di intenti, quindi c'è bisogno che si decida oggi e che non si cambi idea per almeno 5-6 anni, e c'è bisogno che le risorse per realizzare queste infrastrutture siano messe a disposizione e poi garantite per il prosieguo. Allora io faccio un esempio, l'armatoria. Io parlo per quello che è il mio mondo, ovviamente mi perdonerete, ma è quello che conosco. Subito dopo il Covid abbiamo varato un PNRR, abbiamo deciso quali sarebbero state le direttrici secondo cui ci saremmo sviluppati. Tra i svariati miliardi che venivano messi a terra, ne venivano messi a terra circa 500 per il rinnovo della flotta in senso green, cosa che è stata fatta in tutte le altre nazioni d'Europa, quindi non siamo un caso unico. Ognuno ha deciso di utilizzare uno strumento diverso, ce ne sono alcuni più efficienti, altri meno efficienti, ma non parliamo di questo. Questa risorsa, questi 500 milioni, sono stati di recente riassorbiti dal Ministero dell'Economia, perché il mio sospetto è che bisogni pagare i 150 miliardi di euro che abbiamo speso per fare le facciate ai palazzi in Italia. Allora, fermo restando che... Si chiama distrazione di risorse questo? No, non so come si chiami, è compito della Corte dei Conti stabilire come si chiami. Però il punto qual è? Il punto è che per realizzare le infrastrutture ci vuole tempo e ci vogliono soldi. Di recente sono stati spariti i soldi che servivano. Ma deve essere solo lo Stato a realizzare, oppure grandi colossi energetici, per esempio, che possono dare una mano agli armatori? I colossi energetici eventualmente possono dar mano non agli armatori, ai porti e ai territori dove i porti sussistono. Ci sarebbe bisogno di intendere le concessioni in modo diverso in Italia, bisognerebbe fare un cambio culturale, che ci mettiamo 20 anni, quindi mi accontenterei. Nel frattempo saremmo già arrivati al nucleare. Mi accontenterei che le realizzassero le istituzioni. Il tema qual è? Il tema è che ci devono essere progetti chiari, ci devono essere direttrici definite, devono essere messe a disposizione dei soldi, e questi soldi devono poi rimanere a disposizione e essere spesi nei tempi previsti. Io ricordo sempre che per realizzare un'infrastruttura portuale in Italia ci vogliono 12 anni e mezzo, per realizzare una infrastruttura dal costo superiore a 100 milioni la media è 17 anni, quindi
Il tema è: abbiamo un quadro regolatorio? Sì. Abbiamo deciso in che direzione ci vogliamo muovere? Sì. Ora c'è bisogno che si cominci, c'è bisogno che le risorse che sono state identificate non vengano spese per altro, poiché non è chiaro a tutti, ma siccome la decarbonizzazione è un tema che riguarda l'economia tutta in modo orizzontale, se non si realizza uno dei pezzettini, se gli armatori fanno le navi bellissime che vanno a acqua, ma all'interno dei porti non esiste la tecnologia che consente l'utilizzo, cosa succede? Succede innanzitutto che il porto perde di attrattività, perde traffici, succede che gli armatori vengono giudicati dalle banche secondo i nuovi criteri ESG in modo diverso rispetto a player che invece hanno la possibilità di usare queste tecnologie, e nel lungo periodo succede che le aziende che hanno accesso a quelle tecnologie riescono ad accedere al credito con costi diversi rispetto alle aziende che invece non hanno questa possibilità. Quindi il tema è un tema molto complesso. Gli armatori hanno sempre fatto il loro mestiere, lei ha parlato, io la ringrazio, ha parlato della nostra piccola realtà, ma ci sono esempi, uno diciamo è di fronte a me, ci sono esempi di società, di famiglie che hanno investito come noi e anche prima di noi in altri tipi di tecnologie, perché le tecnologie non c'è l'LNG, esistono tantissimi tipi di tecnologie. Quindi gli armatori hanno sempre, per tradizione, fanno sempre la loro parte, alle volte diciamo spesso e volentieri in silenzio, e questo è uno dei problemi della categoria. C'è bisogno che anche diciamo, le istituzioni, i player che le rappresentino, siano consapevoli del fatto che appunto sono meccanismi complessi, fenomeni che hanno durate molto lunghe e su quali c'è bisogno di impegnarsi in modo serio. Faccio un esempio per spiegarla in poche parole a chi ci ascolta. RAM, lei prima si parlava di RAM, si parla di Mare Bonus. Il Mare Bonus è uno strumento meraviglioso che abbiamo inventato in Italia, di cui RAM è diciamo responsabile, campione, nel senso che siamo un esempio, o siamo stati un esempio per il resto d'Europa. Il Mare Bonus è evidentemente uno strumento che funziona fin tanto che è finanziato, cioè fin tanto che è a disposizione soldi. Il Mare Bonus per i prossimi anni in Italia è stato finanziato con 25 milioni di euro, che tradotto si trasforma in 3 centesimi di incentivo per chilometro per gli autotrasportatori. Questo significa che il costo di richiesta dell'incentivo è superiore all'incentivo stesso. In Spagna, nello stesso periodo, hanno garantito al comparto marittimo, non al comparto marittimo, al comparto diciamo, dell'autotrasporto, che poi utilizza il mezzo marittimo, circa 100 milioni di euro. Allora, ritorno al discorso che ho fatto prima. Quadro regolatorio, risorse. Abbiamo il quadro regolatorio, c'è bisogno che le risorse siano certe, in alcuni casi siano aumentate, e che le stesse poi non vengano spese per altre cose, perché le infrastrutture hanno il brutto vizio di richiedere del tempo per essere costruite. Ma non è un tempo di costruzione, è un tempo burocratico, no? Di bypass. Entrambe le cose, perché c'è un tempo che è necessario per avere le autorizzazioni, poi c'è un tempo che è necessario per realizzarle, e nel tempo che è necessario per realizzarle, in quei 17 anni di cui parlavo prima, sono anche le interruzioni dovute alle inchieste, la magistratura, i ricorsi al TAR. Quindi dovremmo, una volta e per tutte in Italia, comprendere che è un esercizio collettivo, non è un esercizio individuale, che tutti quanti dobbiamo concorrere al raggiungimento di un obiettivo che è un obiettivo comune, e che le convenienze poi dopo si comincia a godere delle convenienze una volta raggiunto l'obiettivo, non prima.
Quindi questo è il tema. Se certo. tutti quanti insieme riusciamo a innescare questo tipo di dinamiche, arriviamo certamente, perché ho il brutto vizio di considerare la mia nazione una nazione meravigliosa, ho il brutto vizio di considerare gli italiani tra le persone più eclettiche, più capaci che esistano su questo pianeta, e quindi non c'è nessun motivo per cui noi non si arrivi. Siamo una piattaforma, lo diciamo sempre, siamo una piattaforma del Mediterraneo. Lei prima parlava dei porti del nord Europa, si parlava dei porti del nord Europa, ma i porti del nord Europa esistono perché noi siamo inefficienti. Negli anni 70 in Nord Europa non c'era niente. Per i traffici da sud. Ok, quindi hanno cominciato a andare certo. verso su perché noi abbiamo cominciato a essere inefficienti. Perfetto. Proprio a Genova eravamo inefficienti con gli scioperi dei camari. Se questa inefficienza, diciamo, riusciamo in qualche modo ad asciugarla, bene, altrimenti sarà difficilissimo. Io ricordo a tutti, tra le altre cose, che alcune cose dipendono da noi, altre no. Quando gli UTI tirano i missili sulle nostre navi mercantili a Suez, si traduce in meno 30% a Livorno di traffici. Cioè, qualcuno non sa che in questo momento il porto di Livorno la ha un 30% certo. di lavoro in meno. Questa non è una cosa che controlliamo noi, non dipende dalle infrastrutture, non dipende dagli armatori. La geopolitica, certo. Allora, in un mondo che è diventato molto complesso, dobbiamo fare il nostro lavoro in modo tale da poter cogliere un'occasione ove mai si presentasse. Perfetto. Ringraziamo tantissimo Lorenzo Mattacena, mi fa molto piacere. Di solito non è così loquace, si vede che il tema l'ha appassionato, è stato molto esaustivo. Magari gli daremo l'amnistia sulla seconda domanda, perché ha detto tante cose e siamo andati un pochino lunghi. Però avrei tante osservazioni da fare, ne faccio solo una, sui tempi di realizzazione delle infrastrutture, no? Non è che sia più facile fare un ponte, anzi, che non una banchina. A Genova, con il vecchio ponte Morandi, il ponte San Giorgio, grazie al fatto che siamo usciti dal regime normale, ma con un commissario straordinario, in un anno e mezzo abbiamo fatto un'opera meravigliosa. Quindi si può fare. L'avete fatta in deroga. Ecco. L'avete fatta in deroga. Per quello. L'avete fatta non rispettando le normative che tutti quanti gli altri devono rispettare. Ma il tema è questo. Meglio, lei sfonda una porta aperta. Sarebbe meglio lavorare con questa deroga che non con la normalità, per avere un paese che si sviluppa.